Un altro grande traguardo è stato raggiunto. Queste le parole del sindaco di Cerro Volturno Remo Diani, che si dice soddisfatto del fondo di 2.500.000 euro circa ottenuto grazie al lavoro della sua amministrazione comunale per far fronte a due importanti opere. Sono stati infatti trasmessi i decreti di concessione dei finanziamenti per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle due frazioni San Vittorino e Case. Ci siamo attivati per raggiungere questo obiettivo. Onestamente la nostra più grande soddisfazione è che abbiamo superato non solo le difficoltà per appunto raggiungere il finanziamento, ma anche aver superato lo scetticismo di chi non credeva che potessimo in qualche modo raggiungere questo obiettivo. Nella frazione di San Vittorino è un problema che se ne parla dal 1992, quindi è un problema abbastanza sentito, vecchio, e per fortuna noi siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Le due opere si aggiungono a quelle della realizzazione del centro sportivo, della casa comunale, del 118 e dello svincolo. La nostra amministrazione ha un obiettivo, quello della riqualificazione di tutto il territorio comunale. E siamo partiti anche dalla consapevolezza che un paese, seppur piccolo come Cerro Volturno, ha bisogno di servizi. Siamo rientrati e dovrebbe essere anche questo imminente nel CIS per la riqualificazione di tutto il centro storico. Stiamo pensando alla viabilità delle strade interne. Insomma, il nostro progetto non è solo quello di prendere i finanziamenti, ma rientra in un progetto più ampio di riqualificazione di tutto il territorio e di offerta dei servizi per permettere appunto a Cerro di poter essere un punto attrattivo della Valle del Volturno.